La Banca d'Italia ha annunciato questa mattina che il debito è diminuito di 4 miliardi e mezzo in un mese, giugno 2015, luglio 2015. Buona notizia, perché di solito siamo abituati a sentire che il debito cresce e non diminuisce. Però bisogna stare attenti a valutare questo numero per due fattori. Primo, che le variazioni mensili hanno molto rumore, quindi sono molto volatili, bisogna guardare la variazione sull'arco di un anno. E secondo, che la cosa che importa è come va il debito in rapporto al PIL e non il debito in euro. Allora, questo grafico, che è stato pubblicato dalla Banca d'Italia questa mattina, fa vedere con la linea azzurra il debito nominale, cioè in euro, nel 2015, da gennaio a luglio, e con la riga rossa appena sotto il debito in euro negli stessi mesi del 2014. Vedete che il debito è più alto, non è vero che c'è stata una flessione verso luglio, però comunque siamo più alti dell'anno scorso in termini nominali, siamo più alti circa dell'1,5%, di 33 miliardi e 1,5%. Seconda cosa, com'è questo rispetto al PIL? Quindi il debito è aumentato di 1,5%. Il PIL nell'anno che finisce a luglio 2015 è aumentato di circa 0,5%, quindi il rapporto debito-PIL è aumentato di circa 1%. Quindi una buona notizia, perché questo grafico segna una tendenza alla riduzione, però è presto per cantare vittoria, perché appunto il rapporto debito-PIL è aumentato del circa 1%.